Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video a tema Bullet Journal. Questa è la cover per dicembre e sono già andata avanti perché avevo un po' di tempo e quindi ho iniziato prima. Non so ancora bene come mettermi per questi video. Ad ogni modo, questa è più o meno la palette di colori che utilizzerò per il mese di dicembre, ovviamente colori caldi, verde, rosso, arancione, o meglio, color biscotto. Volevo fare sulla parte sinistra un intro, diciamo, con una frase con la frase, anzi, della canzone di The Greatest Showman, ma mi sta venendo orribile, perciò l'ho deciso di togliere, l'ho cancellata alla fine. Ho questi colori qui che mi hanno regalato l'anno scorso per Natale i miei colleghi, che sono di una marca che ora non ricordo il nome. Sono molto carini e il problema è che hanno la punta forse un po' troppo grossa per i miei gusti e soprattutto trapassano veramente tanto, nonostante siano appunto a punta fina, scusate per la ripetizione, ma trapassano un pochino. Ecco qui quindi la mia cover finita, solo che non so se colorare la ghirlanda di verde, appunto magari con i pastelli. Inizialmente in effetti pensavo di fare questo spread totalmente con i pastelli, ma alla fine, boh, sono andata di pennarelli, sì, qui mi ero dimenticata di colorare l'albero di Natale biscottoso. Per lo spread mensile, invece, la visione mensile, ho deciso di fare tutti questi quadrati con i numerini scritti in rosso, mentre i quadrati appunto in verde, sempre con questi pennarelli. Ho fatto un po' di decorazioni in giro per lo spread, la pagina, insomma, ho fatto delle palline, degli alberelli, delle lucine. Insomma, un po' di tutto qui, la macchinetta sta mettendo a fuoco la mia faccia, scusate. Una cosa che odio però del bullet è appunto fare queste visioni qui mensili. Ne avevo trovata una anche molto carina, più semplice, però preferivo farla così. Sì, qui sto rispondendo a un messaggio, ok? Dicevo, odio fare questi spread perché mi portano via veramente tantissimo tempo, però mi piacciono un sacco tutti questi quadratini e avere una bella bella visione mensile. Ho cercato poi un po' di doodle in giro, di solito utilizzo sempre Pinterest, a volte Instagram, ma non mi trovo bene. E solitamente seguo sempre quelli di Amanda Rachel Lee, se utilizzate il bullet journal o guardate video di bullet journal, secondo me la conoscete. Tipo i suoi spread sono i più famosi, credo. E io adoro, ho scoperto di appunto adorare
di disegnare i doodle. E sì, qui cercavo di capire se si vedeva qualcosa, ovviamente no, ma va bene lo stesso perché io non so, non capisco come si riescono a fare bene questi video, a far vedere bene la visuale, insomma. E forse mi servirebbe un cavalletto più alto, non ne ho idea. Sotto vicino al 31 ho deciso di scrivere Cheers anche con due bicchierini che fanno il cin cin e poi ho scritto anche Hello December, anzi Hello a December to Remember e niente, boh, mi andava. Come potete vedere qui sulla destra ho fatto tutti i disegnini, tutti i doodle, comunque dopo si vedrà meglio. È uno spread molto semplice, devo dire, però dai, lo trovo carino. Avrei voluto che fosse un po' più colorato, però effettivamente non ho così tanti prodotti, così tanti colori, nel senso questi pennarelli ho i pastelli e basta. Ho gli evidenziatori della Stabilo, ma poi non ho tantissimo altro. Ed eccolo qui finito. Come lo trovate? Io, boh, lo trovo carino, non lo so. Ci manca qualcosina, magari qualcosa in oro con una penna, un foil, qualcosina, però boh, non lo trovo male. Per le scritte in nero, diciamo in lettering, utilizzo una Fuden Suke, no, un Tombow nero, però cioè devo ancora fare molta pratica. Ecco qui comunque. Ok, per queste due pagine successive ho deciso di fare praticamente uno spread che ho visto sempre su Pinterest. Bene, si è mosso tutto qui. Allora, da una parte ci sono dei pacchi regalo dove, con delle etichette dove scriverò i nomi di tutte le persone a cui devo fare i regali e non so neanche se queste sono tutte. E dall'altra parte invece scriverò il nome, dove prenderlo, se l'ho comprato, quanto costa e se l'ho incartato. Ovviamente qui di nuovo non si vede nulla. E ho usato sempre la stessa palette di colori, rosso, verde, giallo, marrone scuro, marrone color biscotto, però invece i regali ho deciso di farli un po' più colorati. Ecco qui la pagina praticamente finita. Devo dire che mi piace. Non so anche qui se nell'interno dei pacchettini se farli colorati tipo con i pastelli. Però boh, mi piace. Lo trovo carino. Molto carino anche se appunto non è un'idea originale, però boh, lo trovo carino. Ovviamente qui le linee sono storte perché a casa non ho un righello lungo più di 10 centimetri. Quindi ok. Di qua invece ho fatto un Christmas Countdown, questo l'ho proprio plagiato da Amanda Recelli, mentre dall'altra parte ho fatto lo Sleeping Track, Sleep Tracker, che ho fatto anche in novembre e mi ci sto trovando bene a segnare quanto dormo nel mese, per vedere anche più o meno la mia routine di dormita che a volte è veramente scostante, si dice così. Comunque, incostante, ecco, sono molto incostante. Allora, per questo spread, ovvero il Christmas Countdown, ho cercato di fare anche degli omini e delle donnine di pan di zenzero. Mi sono venuti orribili, sembrano più delle stelle marine brutte, perciò perdonatemi se sono brutti. E anche tipo quelli ottagonali che dovrebbero essere tipo biscotti con poi sopra il fiocco di neve. Ad ogni modo, questo qui appunto è un countdown, ogni mattina, ogni giorno si colora la formina tipo come se fosse un biscotto per contare i giorni che mancano al Natale.
anche per le stelle devo dire che è stata più o meno la stessa cosa per gli ominidi pan di zenzero, orribili. E lì, quello lì è proprio brutto, ho cercato di fargli una sciarpetta per salvare la situazione. Ho capito che io gli ominidi pan di zenzero non sono capace di disegnarli, a meno che non mi impegni veramente, veramente tantissimo. Vicino ad ogni casella, ovviamente ho scritto il numero del giorno in rosso, che partendo da sotto, andando verso l'alto, ovvero dall'1 sotto e il 24 in alto. Tutto qui. Purtroppo poi non ho più avuto tempo per registrare, perciò sono andata avanti off camera e ho fatto una habit track molto molto carina, tipo con questa catena di lucine, poi la vedrete. E poi ho fatto anche i December Faves, perché voglio segnarmi quello che ho guardato, quello che ho letto, la musica che ho ascoltato, insomma, spudoratamente copiato anche quello. Poi ho fatto la pagina per i libri del mese e la pagina per i video del mese. Ecco qui il mese praticamente terminato. Una morning e una night routine che voglio cercare di seguire il più possibile, nonostante gli impegni lavorativi, eccetera. E una cleaning schedule, che in realtà è i giorni in cui ho fatto determinate cose, non che mi programmo di fare, ma tipo martedì 2, mercoledì 5 ho fatto la lavatrice dei bianchi, non so, ho iniziato a farlo e così. Spero comunque che questo video vi sia piaciuto e niente, spero che i video sul bullet vi piacciano e che continuate a guardarli. Ho fatto anche la pagina per gli ordini, è vero, e una Christmas wishlist. Niente, questo video finisce qui, purtroppo non ho altro da dirvi, spero comunque che vi piaccia, se vi va comunque riproponete pure queste idee sui vostri bullet, fatemi sapere se voi soprattutto lo utilizzate e se copierete qualcuna di queste idee, taggatemi pure, vi ricordo che su Instagram mi chiamo rita.riz. Niente, al prossimo video, ciao, un bacione enorme, un abbraccio fortissimo e ci vediamo alla prossima.